Ok, questa è la System Map, è uno strumento che abbiamo utilizzato per disegnare i processi che avvengono all'interno della scuola, individuare quelli che sono i bug del sistema e proporre in generale delle possibili soluzioni. Come abbiamo organizzato lo spazio? Abbiamo creato uno spazio, un quadrato centrale che rappresenta la scuola open source. Abbiamo diviso lo spazio circostante in quattro quadranti, ovvero in questo spazio abbiamo messo l'input, ovvero che cosa entra nella scuola, che attori entrano nella scuola, e da questa parte l'output, ovvero quello che viene prodotto da questi due in relazione. Nella parte superiore abbiamo inserito l'ecosistema locale. Mentre nella parte sotto abbiamo messo l'ecosistema globale. Possiamo notare che in questo caso, analizzando appunto quella che è la value proposition, cioè la scuola open source, quindi l'esperienza, abbiamo identificato gli attori principali, quindi che gli input, che in questo caso sono docenti, tutori e partecipanti, e ovviamente, come diceva Alice, quello che è il flusso, cioè entrano in relazione con quella della scuola tramite vari elementi. Li abbiamo divisi in varie sezioni, appunto ci sono i vari stakeholder che entrano in relazione con gli attori principali, i vari touch point di riferimento che possono essere i canali social, il sito oppure anche altri elementi, e i vari servizi che poi vengono offerti all'interno della scuola, ovviamente in relazione al processo che stiamo analizzando. Quindi in questo caso possiamo notare ad esempio il Fab Lab oppure gli eventi. L'output, diciamo, di questo processo poi è quello che appunto viene fuori, è quello che vogliamo appunto raggiungere. In questo caso appunto l'output dell'esperienza SOS in ambito didattica è il network, la produzione di nuove skills, lo scambio di esperienze, quindi tra docenti e partecipanti, i feedback che vengono fuori dall'esperienza avuta all'interno del corso e altri appunto output. Vengono poi messi in relazione tutti questi, diciamo, stakeholder, tutti questi touch point, strumenti tramite dei flussi che ci permettono di capire in che modo vanno in relazione l'uno con l'altro. Ci sono, diciamo, quattro flussi che abbiamo identificato: quelli dell'informazione, economici, prodotto e servizi all'interno appunto del processo. Quindi possiamo vedere, seguendo le varie frecce con i colori che identificano appunto i vari flussi, in che modo questi stakeholder e questi, diciamo, touch point entrano in relazione tra di loro. Per fare un esempio esplicativo di come funzionano i flussi, prendiamo per esempio quello economico, che è segnato in verde. I partecipanti in questo caso portano dei soldi all'interno della scuola open source, che ovviamente le reinveste pagando sia i tutor che i docenti. Ancora i partecipanti pagano poi dei servizi offerti dall'environment locale, e altri flussi monetari per esempio arrivano da sponsor e gli erogatori di grant che permettono alla scuola di gestirsi. Lo stesso avviene poi per i flussi di prodotto, ovvero quello che entra e quello che poi viene prodotto, e gli scambi con anche attori che non sono direttamente quelli principali. Quello che è emerso poi è l'identificazione appunto dei vari bug, quindi analizzando i vari flussi emergono quelli che sono al momento magari delle piccole criticità, in modo tale da poi trasformarle in opportunità. Quindi possiamo prendere un esempio che è quello appunto del network. Abbiamo inserito appunto il bug e riconnesso appunto il bug a quella che è appunto la nostra domanda. Quindi al momento cosa manca? Mancano degli strumenti che ci permettono di creare network e quindi magari elementi di team building. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di trovare una soluzione, quindi abbiamo appunto inserito l'elemento di debug. Appunto, notando che i momenti che si condividono in questo momento sono semplicemente focalizzati sulla didattica, bisognerebbe creare degli spazi magari di decompressione, come magari uno spazio che possa essere esterno oppure all'interno della scuola, nel quale si possa magari passare del tempo o tramite magari un divano per chi vuole semplicemente magari fare networking e parlarsi, o magari per i più nerd una PlayStation per permettergli di, diciamo, giocare e rilassarsi un attimo. Ovviamente questi sono solo alcuni degli esempi, poi ce ne sono stati altri che abbiamo anche testato durante questo workshop XYZ.
Poi c'è stato un altro test che è stato fatto, che è stato quello del form. Abbiamo infatti inviato un form perché ci siamo resi conto che in realtà tra di noi non tutti si conoscono e non sappiamo effettivamente quali sono le competenze degli altri, che magari possono essere utili per cercare di creare anche progetti che vanno al di fuori della scuola open source, o comunque che procedono anche all'interno, però tra i vari, diciamo, membri del gruppo. E quindi abbiamo realizzato un form che abbiamo inviato, nel quale ognuno magari raccontava anche quella che era la propria esperienza, le proprie competenze, con ovviamente altre domande correlate, per poi avere tutti quanti un file Excel comunque condivisibile all'interno magari del nuovo gestionale, per permetterci di rimanere comunque in contatto anche in futuro. Un piccolo trick per mantenere un po' l'ordine: quello che noi abbiamo fatto è stato semplicemente segnare di fianco ad ogni bug che abbiamo evidenziato un numero e poi scrivere una domanda o comunque una frase che ci aiutasse a ricordare appunto quello che avevamo individuato con il numero corrispettivo, e nel caso venissero generate delle idee come prima quelle che Anna stava raccontando, usavamo quest'icona per segnare appunto l'idea generata e poi riportarla anche questa su un post-it, in modo da non perdere poi niente di quello che veniva generato. Quello che poi è venuto fuori da questa system map è stata quella, la volontà di realizzare uno strumento che ci permettesse poi di appunto dare la possibilità al team della scuola open source di continuare a progettare nuovi servizi oppure di lavorare su quelli attuali. Quindi stiamo realizzando un board game che permetterà, tramite delle carte, tramite carte di stakeholder, domande, imprevisti, di capire se i flussi del processo funzionano correttamente e se ci sono eventuali bug da correggere. Grazie a tutti, rimanete connessi.